ho voluto fare questa conferenza stampa perché così almeno a chiusura dell'anno 2012-2013 iniziamo subito sul 2013-14, cosa che l'anno scorso l'abbiamo fatta, mi sembra, cos'era, a settembre, la stessa cosa, quindi siamo 3 mesi in anticipo, abbiamo giugno, luglio, agosto, sì, 3 mesi in anticipo, quindi già questa è una cosa positiva, poter già avere una, parlare del prossimo anno a maggio, perché adesso chiudiamo un po' il discorso dell'anno passato, che secondo me in base a quello che erano, diciamo, le nostre aspettative ha quadrato, cioè praticamente si puntava alla salvezza, ci si è salvati, addirittura a un certo punto si pensava di andare ai playoff, quindi mi sembra che sia stato mantenuto quello che era la promessa della società. Prossimo anno, visto quello che è successo quest'anno come bilanci eccetera, che poi vi spiegherò, per ora l'obiettivo è quello, però partendo prima, come partiremo e avendo già le idee più chiare, non può che forse migliorare, perché ovviamente è un po' come il gatto che si mangia la coda, inizia settembre, molti sponsor dicono mai troppo tardi, fai fatica a contattarli eccetera, no? Quindi partendo adesso magari le riconferme le abbiamo subito e abbiamo anche più introiti. L'anno scorso come sponsorizzazioni, per esempio, abbiamo avuto un calo del 46-50%, che non è che molto, no? Perché se ci pensate, cioè, da 100.000 di nostro obiettivo, che era quello dell'anno precedente, siamo andati a 53.000, un calo del 46%. Cioè il nostro obiettivo poi, i bilanci erano stati fatti con quello dell'anno precedente, diciamo, no? Quindi abbiamo perso quest'anno, come finanziariamente abbiamo speso più di quello che si doveva incassare. Per esempio un altro dato che è interessante è un dato che ho qui del spettatori, anche questo normale secondo me, perché il prodotto non era quello che si aspettava la città, forse meno 24%. Media totale abbonati meno 43%, media spettatori paganti meno 4%, cioè queste sono un po' le percentuali che vi danno il quadro, che però è normale, perché se pensate appunto come abbiamo iniziato, iniziando in tardi tutto quanto, la gente, sai, gli abbonamenti facciamo fatica a farli, diciamo, a che cosa mi abbono, magari non esistono neanche più questi fra un mese. Eravamo in piena liquidazione, se vi ricordate a gennaio ho potuto prendere ufficialmente la presidenza, quindi fino a gennaio noi eravamo in liquidazione in fondo, quindi eravamo in un limbo nel quale non eravamo ingabbiati proprio, ingabbiati totalmente. Adesso siamo fuori da questa gabbia, anche se questa gabbia è sempre lì, almeno è aperta, no? Però siamo sempre in gabbia, perché noi abbiamo ancora, grazie alla vecchia gestione, ogni anno, anche quest'anno abbiamo pagato 60.000 di vecchi debiti, e ogni anno per i prossimi 4 anni dovremo accantonare dai 60 agli 80.000 per pagare i vecchi debiti, quindi già quello ti fa partire in buca da meno 60-80, no? Quindi non è arrivato lo sponsor, avete visto sulle maglie, non c'è stato sponsor, quindi si va avanti un po' con le forze NAS, con i premi NAS, con qualche sponsorino che arriva ogni tanto, ma non è sufficiente. Il pubblico direi che in fondo ha reagito in maniera positiva, considerato il fatto che abbiamo dato un prodotto che non si capiva qual era, e quindi bene, il pubblico siamo stati forse il miglior pubblico d'Italia per la nostra divisione, cosa positiva che ha fatto alzare le antenne a Roma, dicendo che forse Rimini si merita di più, magari se ci fosse una wild card sarebbero forse anche, ho sentito parlare che magari ce la potrebbero anche offrire o anche noi potremmo chiederla, però è importante però prima di avere qualsiasi wild card non essere troppo wild, perché quelli di prima erano già troppo wild e siamo andati nella puntini, no? Quindi prima di prenderla bisogna stare molto attenti, no? Perché...
Però sarebbe una cosa interessante, supponiamo una Silver, sarebbe molto interessante se ci viene proposta, perché poi di stranieri ce ne sono tanti, due stranieri si possono trovare, le spese non è che poi siano tanto in più con la struttura che noi abbiamo dietro, no? Strutture che hanno conoscenze sui mercati di americani, vedi il Roderick che venne a Rimini, cioè un Roderickino, due magari ne puoi trovare, no? Di giocatori simili, quindi non è detto che una Silver costi più di una DNB, cioè alla fine. Vabbè, comunque vediamo, partiamo, vediamo cosa ci propone la Federazione Italiana e vediamo di andare avanti con il nostro progetto, cosa che poi il nostro progetto che è partito dal settore giovanile, avete visto i risultati che ha dato il settore giovanile, che penso siano ottimi, no? Anche inaspettati, con la qualificazione della squadra juniore sulle cioè finali nazionali, abbiamo l'Under 19 le finali nazionali, l'Under 17 all'Interzona, l'Under 15 allo spareggio, bene direi, forse siamo tra i migliori 10 d'Italia come vivaio in generale, cioè, capito? Motivo per cui sono rimasto qui è che mi hanno ingabbiato gli ex soci, perché se io, cioè, se si lasciava perdere tutto il settore giovanile saltava, perché sapete quali sono le normative, no? Se non ti iscrivi al campionato il settore giovanile salta, quindi i vecchi soci se ne sono un po' approfittati di questo, mi hanno dato la patata, come dire, tientela, perché così il settore giovanile rimane, infatti è così. Oggi mi trovo in questa bega, diciamo, che spero di risolvere, proprio per avere avuto questo affetto verso il settore giovanile, che per me poi è stato anche un investimento, cioè il settore giovanile è stato un investimento che sta producendo in fondo, no? Siamo una delle prime squadre come Preminasso oggi come oggi, che va bene, no? Quindi abbiamo creato le basi e con le nostre basi siamo potuti rimanere in Serie B, pensate voi. Quello che è successo senza il settore giovanile, dove andavamo? Non c'era più Rimini, perché non, cioè un giocatore ti costa 8, 9 mila, 10 mila euro solamente di parametro, quindi, e poi molti dicono i parametri sono cari, ma i parametri fanno vivere i settori giovanili, cioè no, è vero, cioè, purtroppo è così, quindi... Cari costi di iscrizione. Come? Sono più cari costi di iscrizione. Sì, appunto, quindi... Quindi contento di quello che è stato fatto nel settore giovanile, contento di quello che diciamo la Serie B ha fatto, perché in fondo siamo partiti, penso contro tutte le logiche delle squadre, con 4 giorni prima del campionato il primo allenamento. Nessuno l'ha mai fatto, penso, nella storia. No. Quindi gli allenatori hanno capito che si può anche vincere non allenandosi. Basta che non diventi un precedente, che non dire, pericoloso, risparmi un mese di stipendio, no? Però non è quello che vogliamo fare quest'anno, quindi niente, questo è un po' la... Ciao, stammi bene, ciao. Bene, se adesso avete voi domande... Sì, chiedo una cosa, Luciano, visto quello che diceva adesso, c'è la possibilità di una wild card, che è il discorso sul settore giovanile. L'impressione un po' del basket globale adesso come in Italia è che l'importante sia resistere, perché magari tu non vai su ma sono da sopra che ti vengono a prendere. È chiaro, sì, ma è così. Resistere oggigiorno mi sembra che l'abbia detto nell'ultima conferenza stampa che abbiamo fatto, che poi il giorno dopo saltò Napoli, se ti ricordi. Cioè, sì, sì, io si dissi, parla anche di Metrevelli. Sì, infatti, no, dicevo, oggi come oggi Rimini esiste, molte squadre che oggi esistono non esisteranno, il giorno dopo saltò Napoli. Perché intanto il mercato è quello, cioè vedo che ci sono società che voi non sapete che mi chiedono se vogliamo il loro titolo, cosa che appunto non posso dirlo ovviamente, però ti dico di A2, però è ovvio che cosa ne fai del titolo, no? Che a un certo punto hai un meno 50% di incassi e di sponsorizzazioni, cioè non puoi andare a creare un altro buco, cioè buco su buco vuol dire finire. E allora sì, secondo me, se noi cresciamo con le nostre forze, con i nostri giovani, prima o poi, se voi non so se avete guardato i 95, 96, 97, 98, 94,
Oh, fra, se riusciamo a mantenere le posizioni fra 3-4 anni abbiamo una squadra serie A solo con i nostri, Solo con i nostri. Non so se avete visto gli allenamenti, cioè ci sono dei talenti che, insomma, messi insieme rammentano quelli del 72. È vero? Ma o no? Ma no? Messi insieme ci sono dei bei talenti. Beh, 98, 97, 96, 95 anche. 95, diciamo 95-99. Dal 95 al 99 ci sono dei buoni elementi. Poi ci sono i 2-93 che purtroppo uno è rientrato e si è infortunato subito. Si chiama Maleri, che è buono. Poi c'è l'altro, Bortolini, che è molto forte. Che poi la prova è che potevano giocare dall'inizio. No? Mi ha dato ragione, abbiamo fatto una prova con uno per non rompere la carriera all'altro, però la federazione ha fatto un grosso errore lì. Altro errore che aveva fatto è che si era dimenticato che io ero sammarinese, quindi straniero, non mi avevano dato come si dice, il tesseramento da dirigente. Che è arrivato tipo 5 giorni fa. Sì, beh, non è chiaro. Non ho capito. Okay. Forse hanno paura che perché essendo sammarinese sono straniero, quindi uno straniero non può essere presidente. Pace non può essere perché è residente all'estero, a San Marino, cioè non capisco. In un mondo come oggi, dove abbiamo tanti problemi, ci dobbiamo creare anche dei problemi del genere, cioè siamo proprio fuori di testa, no? Cioè, abbiamo tanti problemi. Niente, Luciano, volevo chiedere, tanto la cosa più intrigante che è venuta fuori adesso è stata così, questa silver buttata lì. Quali presupposti realmente dovrebbero esistere per poi fare una silver? Visto che cambierebbe, insomma, la visione delle cose. Parliamo appunto di americani che con 30.000 euro avevamo preso un Roderick che dava spettacolo, piaceva alla gente. Cioè, chiaro, sarebbe un'altra cosa, un'altra pallacanestro rispetto a quella che abbiamo visto in questi due anni. No, presupposto per la silver è una sponsorizzazione. Se tu hai la sponsorizzazione, noi abbiamo già proposto a certi sponsor che vorrebbero avvicinare o dicono che forse sono interessati noi, la serie B e la silver. Cioè gli abbiamo già fatto una proposta, non si sa mai, se ce la offrono, almeno già dire se siamo in silver ci dai questo, se siamo in DNB ci dai questo. Quindi quando ho fatto questa proposta i miei vicini credevano che volessi andare in silver. No, ho detto prepariamo la strada per la silver, perché lo sponsor deve sapere che se andiamo in silver non possiamo andare con il bilancio, non so, di un certo tipo. Come minimo ci vogliono 50.000 euro in più, no? Minimo, perché i due stranieri ti costano come minimo 30.000 euro l'uno, no? Sì, minimo. Stare bassi. Però noi abbiamo la fortuna che abbiamo un serbatoio di giovani che vengono fuori, che nessuno conosce, dai quali noi attingiamo e li portiamo a Rimini. È una fortuna che non ha nessuno. Poi noi siamo innovativi, non andiamo a sentire, chiamiamo Tizio Caio Semproni a sentire ehi, cosa ne pensi di questo giocatore, è un brocco perché lo gestisce Capicchioni. Cioè, purtroppo nel basket è così. Se invece noi possiamo fare proprio una scelta chiara, limpida, giocatore Roderick forte, portiamolo a Rimini, era forte. Cioè, quando noi l'abbiamo proposto diceva ma chi è questo qui, no? Sì, no, ce ne sono diversi, capito? Porti questi ragazzi qui, perché è chiaro che devi portare questi qui, che sennò i budget vanno fuori, no? Cioè, io vedo un Rimini giovane come era quello dello Spalato degli anni che vincevano tutto, no? Giovane con i nostri giovani che crescono, che arrivano. Non so, per esempio il Dimitr, potrebbe essere un straniero da riportare indietro. Dimitr, ho dato il primo nome, potrebbe essere uno di quei giocatori da portare indietro come straniero, perché me lo considerano come straniero, anche se per me anche lì la federazione ha esagerato, cioè è chiaro, ci ha tesserato i giocatori in ritardo, ovviamente non ha fatto i 4 anni, però lui è stato 4 anni in Italia, però vabbè, straniero potrebbe essere un giocatore che interessa, cioè sempre dalle nostre giovanili, no? Che è forte, perché non so se avete notato, è il migliore under 21 del campionato bulgaro adesso, quindi giocatori come questi qui non costano molto. Un main sponsor importante, Direi, è la chiave, perché senza main sponsor non ce la facciamo. È già molto fare la DNB senza main sponsor, cioè, però la DNB con tutti i giovani che abbiamo
e come, cioè, è la squadra che manca alla Federazione Italiana Pallacanestro, cioè la Federazione Italiana Pallacanestro dovrebbe avere un under 21, giusto? Noi guardiamo, oggigiorno guardiamo la nostra prima squadra come l'under 21, punto. Con due rinforzi, diciamo, due in più, over 21, due senior. Questo è come io vedo la squadra, oggi come oggi, con i bilanci che abbiamo. Il giorno che invece magari abbiamo uno sponsor, allora dici ok, un under 21 potenziata, allora metti 5 juniori, supponiamo, e 5, no? Però la base giovane ci deve sempre stare, cosa che non c'era stata prima deve rimanere, cioè il discorso di lanciare i giovani per Rimini è fondamentale. Avete già dei contatti per eventuali sponsor? Sì, abbiamo dei contatti, però purtroppo loro viaggiano, io viaggio. Non so, ci incontreremo nello spazio. Negli aeroporti. È vero, perché... È di portata nazionale, però. Sì, è di portata... Loro viaggiano, io viaggio, non capiamo quando ci possiamo vedere. Infatti anche adesso dobbiamo vederci, ma quello con il quale noi parliamo è fuori. Rientra, io sono Miami, ritorno, spero che il 23, quando io ritorno, l'ultima settimana, mi veda con queste persone. E poi noi abbiamo impostato anche un discorso con gli sponsor, diciamo, di aprirgli. Sapete, noi abbiamo molti contatti all'estero, no? Per ovvi motivi. Noi abbiamo sempre lavorato con club in tutto il mondo, quindi conosciamo molte persone. Queste persone, questi presidenti, sono tutti, diciamo, personaggi del mondo delle imprese, no? Quindi un club che noi possiamo usare per lanciare eventuali sponsor anche all'estero nelle vendite dei loro prodotti. Quindi stiamo utilizzando un po' questo sistema per avvicinare lo sponsor a Rimini. Cioè non c'è solo Rimini, ma c'è un mondo con Rimini. Cioè noi con le conoscenze che abbiamo come per la nostra storia, conosciamo tanti di quei presidenti in tutto il mondo che potrebbero essere interessati al prodotto X di uno sponsor che viene a Rimini. Quindi questa è un po' la politica che sto cercando di fare. Cosa che avevamo fatto poi nella mia vecchia gestione, non so se vi ricordate, Caben Dremin, che era un Prosecco. Stranamente aveva sponsorizzato Rimini, non so se vi ricordate. Ma perché? Perché io gli avevo aperto dei mercati in Russia. Capito? Cioè, è chiaro che... Se noi ci danno una percentuale indietro che è una sponsorizzazione, per me va benissimo, non devo tirarli fuori io. Cioè, no, è vero, cioè, è quello che noi stiamo cercando di fare adesso, no? Cioè, così anche lo sponsor che oggigiorno con la crisi economica ha dei problemi proprio mentali di dare soldi, vede una prospettiva di anche avere un ritorno, che è molto importante. In questo momento quante percentuali ci sono di fare una silver? Non, guarda, non ti posso dare una risposta, perché è un'idea così, ho sentito, ho parlato, mi hanno chiamato anche da Rimini, so che qualcuno in federazione l'ha accennato che Rimini è una piazza che gli interessa, però bisogna vedere quali sono le squadre che rimarranno, no? Quali sono le squadre che si iscrivono entro il 30 giugno, no? E dopodiché magari nessuno, allora non c'è nessun posto, magari c'è un disastro nazionale e allora a quel punto lì ci sono tante di quelle persone che ti chiamano, vuoi entrare in silver? E noi diremo sì, ve lo dico già, noi diremo sì, nel momento in cui, diciamo, non diciamo no, perché intanto per me le spese sono quelle. C'è solo un marketing migliore e magari delle sponsorizzazioni maggiori, secondo me, capito? Cioè, quindi possiamo dire che se la federazione offrisse questa possibilità, tu diresti di sì? Sì, sì, noi diremmo di sì. No, le percentuali sono alte. No, perché no. Sì, però prima devono rinunciare delle squadre. Sì, sì. Sono quelle che sono andate prima di noi, sì, in NB, sì, che avrebbero se loro diritto, offrono, che se rinunciano, c'è, sì, quelle, bravo, sì, sì, è così. No, visto il terremoto, cioè, è lunga la strada. Mi sembra una cosa abbastanza... Beh, ma insomma, sai, noi insomma, non è così semplice, perché noi siamo arrivati dodicesimi, no? Sono undici. Cioè, però, no, i parametri dei metri, delle classifiche, della nostra storia, sì. No, ma è vero, noi siamo molto alti quelli. No, ma è vero. Sì, sì. Addirittura noi 3 anni fa, se vi ricordate, rischiamo di essere ripescati in A1. Sì, sì, no, è vero. Cioè, c'è questioni di...
c'è tutto, il parametro storico che abbiamo mantenuto grazie all'intervento che abbiamo fatto nel tenere in vita il Rimini Basket, perché effettivamente il Rimini è una storia che non ha nessuno. No? 65 anni, cos'è? Sono 65 anni. Senti Luciano, invece ecco, nell'altra conferenza avete impostato un po' un discorso che vi piace dare questo senso di trasparenza. A proposito di trasparenza, mi piacerebbe sapere, penso anche ai colleghi, quanto del debito pregresso è stato saldato e quanto rimane. Ultimo foglio. Sì, era Basket di Minicred. Situazione antiliquidazione era 1.368.000. Un milione. No, io stavo pensando alle lire. Un milione e tre circa, video circa. Un milione e tre era il debito iniziale, diciamo. Sì, dopo è stato transato. Siamo arrivati a debiti transati, siamo arrivati ai debiti transati con le rinunce dei crediti della nuova proprietà che è intervenuta di circa 300.000. Siamo rimasti insomma con debiti transati a 183. Pagati nel 2013 63, questi 183, va bene, cioè, però dopo rimangono i debiti rateizzati da pagare che sono verso lo Stato e i creditori dormienti che sono circa altri 250.000 euro, quindi abbiamo circa ancora una situazione di 300.000 euro. Di, 300.000 euro ancora? Da ancora, sì. Non sono pochi. No. Però non sono. Quindi tu quanto te ne sei accollato di questi 1.300? No, noi abbiamo rinunciato, più che accollato, abbiamo rinunciato a incassare. Quanti? Diversi. Non voglio far prendermi una medaglia. O del patacca. Dicevi, o una medaglia o del patacca. Non dicevi, so Luciano, no? Sai un piano. È vero. Piano quadriennale per riuscire a arrivare. Sì, cioè accantonare quei 60-70 cose che abbiamo fatto quest'anno. Vi ricordate che l'altra volta dai 60-70 accantonare, infatti abbiamo dato via 63. Cioè per arrivare a giugno 2017 puliti. Puliti. Però con un colpo di culo, che scusate il termine, che potrebbe essere una sponsorizzazione, si accelerano i tempi, no? Cioè nel 2017, no? 2017 di saldare i debiti. Sì. Se vai avanti col piano di 65 all'anno, 75. Sì. 75 all'anno. Se noi possiamo però avere più sponsorizzazioni, avere più pubblico, eccetera, si accelerano i tempi e arrivano più entrate. Quindi è un po' il problema dell'Italia, no? Che questo problema della gestione corretta crea però un'economia lenta, no? E noi abbiamo lo stesso problema, perché abbiamo creato una situazione di controllo dei costi, però diminuzione dello spettacolo, meno persone che vengono al palazzo, no? È un problema, cioè è come il gatto che si mangia la coda in continuazione qui, no? Però poi a me piace pagare le persone, abbiamo cercato di pagare i pregressi e siamo in ritardo con quelli di quest'anno facendo questa politica qui. Non di molto, ma cos'è? Due mesi mi sembra? Due mesi. Cosa che a me non piace proprio, perché nella gestione precedente, quando c'ero io, si pagava al punto e alla fine non c'era un debito, anzi ce n'erano 10.000 e abbiamo pagato questi 10.000 che mancavano perché era il parquet che non era saltato alla Karim, che poi ce l'hanno fatto pagare noi, che secondo me non lo dovevamo pagare noi, ma comunque. Perché mi sembrava una cosa straordinaria come spesa. Ma poi noi dobbiamo anche avere dei soldi oggigiorno, dalle persone. Non è che, cioè, se ci entrano i soldi, i due mesi erano già pagati. Cioè, noi dobbiamo avere dei soldi da sponsor, dobbiamo avere dei soldi dalla fondazione per la gestione della, che sono circa in totale 70.000 euro. Dobbiamo avere. Beh, 70.000 euro, noi paghiamo tutto quello che dobbiamo pagare. Karim, la gestione della Karim, alla fine devono darci soldi indietro, l'acqua, luce, gas, custode, tutte queste storie qui non le abbiamo prese da un anno e mezzo, sono circa 50.000 fondazione, no? Quando ci paga, quando arriverà questo versamento a giugno, ecco che paghiamo tutti quelli di quest'anno, cioè è sicuro. Dal lato tecnico, no? Questi ragazzi, sì, che quest'anno non hanno giocato nel roster, eccetera,
quanti potrebbero essere riconfermati, magari facendo lo scenario della DNB, sempre quindi diceva Silva, oppure mandati a fare un'esperienza anche in categorie superiori, sempre che qualcuno ha anche delle ambizioni di provare la Liga 2, eccetera. Beh, sì, quelli che hanno ambizioni devono dare, cioè, per esempio lo Squeo di, se ha ambizioni, Squeo è migliorato moltissimo, certamente se facciamo la Silver magari può rimanere qui, ma penso che, sai, magari in DNB gli sta stretto il prossimo anno. Poi altra cosa dipende dai basi che abbiamo, perché ovviamente non può il ragazzo come Squeo o Hassan rimanere alle cifre che noi offriamo, perché non è normale, cioè. Questi comunque li, no, in caso di DNB li sostituiresti con ragazzi in casa, per forza. Oggi come oggi, eh? Certo. Se invece abbiamo sponsor, al limite dici Squeo, perché non rimani? Visto che siamo in Silver, visto che abbiamo più soldi, no? Perché Squeo è migliorato moltissimo, per esempio, no? Anche Hassan lo metti più tranquillo, poverino, sai, gli dai una cifra che deve andare a lavorare, eh? Io ho detto al mio allenatore, tu eri presente, se voglio andare a lavorare al mattino devi mandare a lavorare, non è che puoi tenerli a... No, questi sono diventati dilettanti, sono più professionisti. È cambiato adesso. Questi no? Certo. Sono dilettanti come una volta. Un discorso generale. I ragazzi per prima devono capire che non è più il Bengodi di prima. No, ma infatti l'hanno capito e sono stati bravi, sono bravi, perché in fondo le cifre che gli abbiamo dato sono state basse. Addirittura in ritardo... Non c'è niente da dire. No? Però, cioè, il ritardo è causato, uno, la situazione, per esempio, noi avevamo, voi, quel giorno che abbiamo fatto la conferenza stampa, noi abbiamo avuto un'istanza di fallimento da parte di un ex giocatore che ci ha creato una roba mai vista. Cioè, praticamente, eravamo il 7 di gennaio veramente ad affrontare un baratro, no? Istanza di fallimento fatta a noi in maniera incredibile, perché è arrivata questa nuova gestione che eravamo noi, diciamo, è arrivato Bengodi qui, adesso gli facciamo l'istanza di fallimento così paga, effettivamente abbiamo dovuto pagare, perché sennò, sai, un'istanza di fallimento, e quello si è sbilanciato anche molto, perché poi adesso stiamo facendo un po' un ricorso su questo fatto qui, ma lo facciamo dopo, intanto dobbiamo pagare. No? Invece per quanto riguarda la guida tecnica, siete già d'accordo con Brassa? No, non ho neanche parlato, infatti anche oggi la conferenza, se noti, non ci sono tecnici, non c'è niente. La prossima volta faremo una conferenza con i tecnici. Io sono venuto oggi perché parto per gli Stati Uniti e sto via 3 settimane, quindi volevo un po' avviare, no, la valanga per il prossimo anno, perché aspettare il 1° giugno è già tardi. Cioè, quest'anno, avendo il vantaggio di avere una società vera, avere un presidente, se la federazione mi dà il nulla osta, che sono considerato italiano a tutti gli effetti, non straniero. Però sei contento di Embrassa, dell'operato di Embrassa? Sì, 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 abbiamo la possibilità di poter ragionare sia su... Però Embrassa dovrà, anche lui, quali saranno le sue esigenze? Potrebbero essere troppo alte? No, perché anche lui avrà le sue esigenze, magari avrà delle richieste, qualcuno chiederà a lui il suo aiuto e potrebbe anche lui decidere di andare via. Quindi vediamo, cioè non ho proprio parlato con lui per niente ancora. Lo farò al mio ritorno quando torno dagli Stati Uniti. Comunque una data chiave a questo punto mi sembra sia fine giugno, primi luglio, perché almeno si capisce... Sì, già dal primi di giugno. Sì, sì, esatto. ADG, sì, sì, giusto. Sì, sì, per quanto riguarda la squadra, sì, diciamo che tutto... per noi due, appunto, il 28 settembre fare, sì, sì, fare la conta, te ci sei, viene a giocare. Sì, domani, sì. Insomma. No, beh, la conta l'abbiamo già fatta, ci sono già i giocatori, praticamente solamente chi dobbiamo magari tenere o no. Ormai abbiamo la squadra base, no? C'è lì, l'avete vista, cioè quella è, diciamo, la base sulla quale lavorare. Come potenziamo, in più o in meno? Che però se non sei neanche la categoria... No, è chiaro, dipende di lì, no? Però la categoria non cambia molto, perché ricordati che ci sono i due stranieri invece di avere i due italiani fuori, sì, ma altri due stranieri, no? Un italiano fa fatica a tenere la DNB, fa poco fatica ancora a tenere la Silver, insomma. Sì, ma non esageriamo sulle qualità, no? Delle squadre, perché infatti quest'anno tutti esageravano, poi avete visto, cioè l'anno scorso uguale. Cioè non esageriamo sulla qualità del basket italiano. Secondo me è affrontabile. No, ci vuole un buon tecnico, capito, no?
basta avere la qualità. Per esempio noi nel discorso dei giovani stiamo facendo degli accordi anche con altre società che potrebbero darci dei giovani molto forti per rinforzare i nostri giovani, perché gli è piaciuto il nostro progetto. Non so, noi stiamo per esempio facendo un accordo con Casal Pusterlengo adesso, hanno dei bei giovani, magari ci danno un giovane senza chiedere il prestito. Cioè, sono cose che da valutare, no? Quindi squadra giovane, forte, che viene... La società che farà la finale nazionale, tra l'altro. Sì, appunto, che è un'alleata nostra, sta facendo un accordo con Rimini, dove praticamente diventa con un agreement dove i giocatori ce li scambiamo. Nello scambio noi non chiediamo loro, loro non chiedono noi, però fai le squadre giuste. È buono perché Casal Pusterlengo ha insomma un bel vivaio anche loro, no? Stiamo facendo anche un altro accordo con Iesi, cioè che anche quello parla di accordo con, siccome il nostro settore giovanile sta interessando molto tutti, lo usiamo come un po' anche un bigliettino da visita per fare degli accordi, per poi fare questa squadra che era sempre stata il mio sogno, diciamo, una squadra giovane dalla quale vengono fuori talenti che un giorno possiamo dire sono partiti da Rimini, come poi era la famosa squadra del 72, no? Invece quella di Carlton Myers, che non c'è più stata. Adesso secondo me stiamo andando verso quella direzione un'altra volta. E per i giocatori più esperti invece? Dipende, cioè ancora posso, difficile. Tassinari adesso per esempio per la finale juniore segue la squadra come fisioterapista, lo stiamo avvicinando per quel motivo lì. Cioè il Tassinari è perfetto come capitano, come baglia dei bambini, diciamo. Sì, però dipende da quanto chiede, perché per esempio noi quest'anno l'abbiamo preso perché c'era qualcuno che aveva detto che avrebbe pagato o avrebbe trovato la cifra che lui costava. Invece abbiamo trovato un decimo, abbiamo trovato di quello che avevano detto, e non possiamo noi permetterci di buttare via i soldi così, cioè non li abbiamo. Cioè non abbiamo soldi per pagare un Tassinari, non li abbiamo, purtroppo. Oggi come oggi, eh? Se viene lo sponsor li abbiamo. Senti, invece, sempre in base agli accordi, ecco, penso che quando abbiamo fatto l'ultima cena con gli amici, insomma una cosina che saltava subito agli occhi era la presenza di Gian Piero Arcangeli. Sì, sì. Ecco, è mancato anche cosa? Fabri, sì, sì. Come siamo messi in questi discorsi? Che avete provato un fidanzamento e poi vi girate? No, ma io ho sempre detto loro che non ho problemi, ma l'abbiamo sempre dimostrato. I Krebs Rimini hanno sempre dato una dimostrazione di buona volontà. Se avete notato Pesaresi, come si chiama l'altro, figlio del medico? Giulia. No, Gualtieri che abbiamo preso noi da loro pagando loro Monti, cioè li abbiamo sempre dato, cioè per noi la collaborazione e la disponibilità c'è sempre. La cosa importante è che i due presidenti capiscono che nessuno vuol dare fastidio all'altro, okay? L'altra sera si parlava, non so se eri tu, quando dicevo noi faremo la qualità e voi fate i numeri, se volete fare i numeri fate i numeri, va bene, noi facciamo la qualità, no? Come lavoro puliamo il giocatore e usiamo la nostra struttura per fargli far carriera. I numeri oggigiorno sono a loro vantaggio perché le palestre gli sono state assegnate grazie alla crisi nostra di 2 anni fa, dove ci hanno tolto tutte le palestre e le hanno assegnate loro, quindi è chiaro che erano loro i numeri. Allora bene, tenetevi i numeri e noi faremo la qualità, no? Quindi c'è la base per un accordo in fondo, no? E non andiamo a mangiargli quello che vogliono loro, e loro hanno bisogno di noi per lanciare i giovani magari, no? Che hanno loro, invece che vengono da Casal Pusterlengo, meglio che vengano, supponiamo, da Sant'Arcangelo, no? Cioè è lì, e poi sono riminesi, molti dei quali erano nostri, no, prima, quindi che sono stati, no? Non dico, l'hai detto te. Però c'è una base, tempo stesso Botteghi, che è il ragazzo più interessante, sta settimana ha trovato con San Marino. Ah, 95 di 22. Sì, sì. No, ma loro vanno un po' per sì, ma vedi anche l'anno scorso, per esempio. No, ma non capisco a volte, cioè, se la loro mentalità. L'anno scorso hanno avuto problemi di stare in Lega, no? Alzare il telefono e dire: ma
l'attacca di San Marino, ti può interessare la divisione superiore? No, a meno chiederlo. Mica chiesto. Me la sono vista che parlavano con giù, con Rieti, no? Ma noi non l'hanno mai chiesto, cioè questo non va bene, cioè nel rapporto fra di noi dobbiamo essere un po' più trasparenti, aiutarci, intanto se no andiamo, io l'altra sera ho detto, io prendo il come basket, non come persona fisica, ma come basket prendo il semaforo della come si chiama lì, della superstrada di San Marino, tu ti prendi il semaforo che va a Sant'Arcangelo e chiediamo la carità lì. Perché questa è la realtà, siamo ridotti male come economia cestistica, quindi se non si collabora, io ho guardato anche fuori, ho guardato verso Forlì, verso Imola, verso Bologna per trovare collaborazioni, verso Casal Pusterlengo, perché dobbiamo fare delle collaborazioni, se no non c'è più, non ci sono più i soldi di una volta, ce li sogniamo. Infatti oggigiorno la realtà è quella, dobbiamo, poi come noi che abbiamo una situazione debitoria pregressa e anche loro mi sembra che non abbiano avuto dei grandi successi a livello finanziario, ci mettiamo insieme e diciamo, oh, invece di prendere due allenatori ne prendiamo uno, invece di fare tre squadre ne facciamo due, no? Perché molte volte facciamo dei doppioni. Nella logica una fusione. Ma no, più che fusione, cioè, una collaborazione. Dai, una collaborazione. Ma come io posso avere una collaborazione con Casal Pusterlengo, non vedo perché non lo posso fare. Con buona vicinanza. Sì, ma dai, io non ho mai avuto problemi, sono un uomo di mondo, non ho voglia di queste storie provinciali proprio. Mi stanno proprio strette, cioè, non esiste. I campanili, gli ho detto una volta, crollano con i terremoti, no? E questo vuol dire che oggigiorno siamo in terremoto, il terremoto finanziario. I campanili, il campanilismo non esiste più, infatti i campanili nell'ultimo terremoto di Reggio Emilia sono caduti tutti, no, perché quella è la realtà di oggi. Quindi se non lavoriamo e collaboriamo insieme, adesso infatti io appena torno cercherò di incontrare i due presidenti per vedere, possiamo fare qualcosa insieme? Sì, ma stranamente secondo me non è anche il problema di presidente, è il problema di tecnici che non vanno d'accordo fra di loro, non ho capito, adesso che i tecnici comandino loro mi sembra una roba fuori di testa, cioè chi paga non comanda, i tecnici comandano, ma scherziamo davvero. Però lo sai che c'è una... Sì, ma va bene, ma non mi piace, cioè, io lo dico pubblicamente, io dico che è fuori di testa. Sì, ma no, ma è fuori di testa che i tecnici che vengono salariati, pagati, devono dirigere la politica. Della regione, della provincia, diciamo, di Rimini. Fuori di testa. Per me è fuori, cioè io sono di mentalità americana dove chi paga, no, qui chi non paga comanda, non lo so, boh. È fuori di testa, cioè è lì il problema, perché se mettono d'accordo i tecnici, semplice, perché secondo me Fabri è convenienza, Arcangelo è convenienza e io ho convenienza. No? È vero, cioè meno spese, soldi usati meglio perché è inutile buttarli via, no? Pullman che va di qua, di là, di sopra, no? Abbiamo doppi pullman, non so, guardi un attimino, magari non risparmi molto, ma forse magari 100.000 tra tutte e tre le squadre, magari li risparmi, sai, 100.000 sono 100.000 oggigiorno, non è che sia poco, no? Anche gli allenatori li usi meglio, no? Tu vai a fare la juniores perché sei più bravo a fare la juniores, l'altro va, no, però invece cavolo, non fa fatica a parlarci tra di loro. Posto. Bene. Finito? Io sì. Allora, cioè, ultima domanda. Se avete domande. Extra basket. Gucci ti danno, tu sei ancora nel calcio un po' in qualche maniera... Giovani sempre. Sì, abbiamo un tuo sbatto in qualche maniera a San Marino. Solo se c'è un discorso giovani. Cioè, entreresti, non dico pagavano, insomma, in qualche maniera una cosa, sì. Con Mancini, eccetera. Sì, con qualcuno, sì, non necessariamente Mancini, potrei essere interessato. Perché già mi ricordo l'anno scorso. Perché noi abbiamo fatto un primo esperimento, hai visto, con Misano, no? Sì, appunto. Che adesso l'abbiamo rallentato. Viene da lì. E l'abbiamo portato noi, in fondo. E
e poi è andato Cesena. Cioè, a me piacciono i giovani, ok? Sì. Cioè, quindi sì, anche sì. Lì piace. Ma non è solo per un motivo di business, come dicono tutti, no? Perché il business lo puoi fare senza farlo Rimini, lo puoi fare da altre parti con i giovani. Infatti il miglior giovane che abbiamo noi è a Barcellona. È andato lì a vederlo adesso, che è il miglior giovane che abbiamo. È venuto Rimini due giorni, l'ho mandato subito a Barcellona perché è troppo forte. Comunque, a me piacciono i giovani, mi diverto andare a vedere i giovani, mi diverto quando giocano i giovani, perché danno più anima. Se sbagliano si dimenticano prima, no, sono più pazzi e mi piacciono molto, mi piace vedere il giovane che viene fuori, no? E quindi nel calcio uguale. Quale sarebbe il progetto? Il progetto è come fare una squadra che se dovessimo entrare noi, con un discorso proiettato verso la creazione, non tanto creazione, come si può dire, la formazione. Una palestra. La formazione di giovani calciatori. Anche perché non si retrocederebbe questa parte. Appunto, l'anno buono per entrare con questa idea qui. No? Quindi Argila. Infatti hai capito bene, no, Argila allenatore non lo so, lo dici. No, io ti ho detto il concetto. Dopo vediamo, Argile è forte, se no non l'avrei portato a Misano. E poi hai visto cosa ha fatto Cesena? Sì. Cioè, infatti, c'è stati bravi. Poi non capiamo niente di calcio, zero, giusto? Però, no, ma dico, è così, noi non capiamo niente di calcio. Però la politica di come creare i giovani è la stessa, può essere tenista, può essere calciatore, può essere. No, è quella. Devi investire, devi dargli le possibilità, devi avere dei buoni allenatori. E Argila è un grande allenatore per le giovanili. Viene da una scuola del Barcellona, che adesso non è andata molto bene. È forte perché l'altro giorno ero lì, il giorno dopo, il 4 più 3, 7, gli ho fatto in sede loro, c'erano tutti quelli del Barcellona, 7-0 porta fortuna per il prossimo anno. Perché sapete che il numero 7 è un numero fortunato, no? Però per il prossimo anno, perché quest'anno non è che sia andata molto questo bene. Questo l'hai già fatto l'anno scorso, poi, no? Cosa? Questo è San Marino, cioè, è stato un po' pericoloso. Sì, però era difficile perché non era molto. Cioè, i loro obiettivi sono quelli di andare, erano di andare su, hai visto? Non puoi andare su con i bambini, con i giovani. Quest'anno invece, essendo così, le regole del gioco sono diverse. Sono diverse. Però anche lì lo devono sposare i sammarinesi, lo devono sposare, cioè è quello che noi facciamo a Rimini con il basket, vorremmo fare a San Marino con il calcio, praticamente, se entriamo. Con Mancini. Che è molto, cioè San Marino nel calcio ci sta, nel basket non ci sta, perché San Marino non ha un mercato così importante, mentre nel calcio può essere un punto di sperimentazione. E questo dove li prenderesti questi giovani? Belli, si trovano. No, dico, non lo so ancora. Cioè, ne abbiamo trovati, ricordi quando arrivavamo a Misano, li abbiamo trovati. Hai visto come. No, non confermo niente, l'hai detto te. Però era sempre in tribuna. Vabbè, vado a vedere le partite, si vede che gli piace il San Marino. Senti, è qui quando si tirerebbe le fila? Non lo so. Vediamo un po'.